Signore e signori, certe volte, come si dice, te la sbrighi in due parole. Anch'io, Mariangela Melato. Vengo. Vengo. Grazie. Grazie. Non ce la faccio più. Oddio. Ma io ritengo ci sarà un altro momento successivo a questo nel quale avremo il piacere di trascorrere qualche momento con lei, perché... Sì, ha ballato una sola estate, perché è proprio la prima e l'ultima volta della mia vita. No, veramente, a parte gli scherzi, è sempre più faticoso. Uh-huh. Uno dice si allena, poi va meglio. No, va sempre peggio. Io ho crampi, dolori, torno a casa come una vecchietta. È vero. Speriamo di averla comunque ancora, semmai ballerà il ballo di Frankenstein, che è un pezzo tutto rigido. Questa no, volta invece, passiamo al ballo della settimana. Il ballo della settimana è un ballo abbastanza particolare, perché è una liberissima, così, un liberissimo adattamento da un film che a me personalmente è piaciuto molto, che è Ultimo Tango. E abbiamo usato un pezzo di musica di Gato Barbieri, bellissimo, secondo me, per fare un ricordo del film. Ma L'Ultimo Tango non è che poi l'hanno tolto dalla circolazione? No, purtroppo l'hanno tolto, purtroppo perché la censura insiste, ma insomma io ho voluto ricordarlo lo stesso. Ecco, perché forse molti... Come molti no? Chi ha visto L'Ultimo Tango? Ma nessuno. Visto? Allora, questa volta, visto che siete in molti, la scegliamo noi la persona con cui io voglio chiacchierare un po' di volto. Guarda. Voglio parlare con una signora, finalmente una signora, dopo tanti ometti, posso? Ecco, questa signora, guarda. L'ha visto lei L'Ultimo Tango, vero signora? Non se deve vergognare, l'abbiamo visto tutti L'Ultimo Tango? Allora, era un bellissimo film. Credo che la signora con l'occhio in giù non è che non l'abbia visto, non è pudore, è che forse stava in galleria e guardava in giù per vedere il film. Senta, ma non posso chiedere che cosa si ricorda di più di Ultimo Tango, perché non vorrei una risposta banale, ma insomma, le è piaciuto? Lo può dire a me, non lo dico a nessuno. Sì. È piaciuto. Sì, sì. Ma perché? Perché era un film erotico. Era un film erotico, signora. Se lo lasci dire. Senta, ma secondo lei che cos'è l'erotismo, ad esempio? Mi dia una definizione dell'erotismo. Sesso. L'erotismo è sesso. Secondo lei l'erotismo che cos'è? Sesso. Signori, l'erotismo è il sesso. Abbiamo scoperto questa cosa. Ma direi che è più... il modo di cucinare il sesso. Sì, no, il modo di preparare. No, però voglio dire che io non sapevo che il sesso fosse così faticoso. Mi sembrava un po' meno, insomma, non lo so, mi sento abbastanza stanca. Se si trattava di sesso, mi sento... Pensa, già ti senti stanca prima, figurati dopo. E allora balliamo il cinema con Mariangela Melato. Ciao Mariangela. Ciao. Come stai? Bene, cosa devo fare? Tutto. Come tutto? Intanto comincio con questo.